Buongiorno a tutti ragazzi, e con questo, scusate, ma sto cazzo di microfono che è una rottura di coglioni, scusate le parole, ma cucucucucutrone, buongiorno a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Sono ritornato in veste di milanista veneto e non sono sdoppiato, sono io, e quindi ritorniamo ai vecchi tempi per commentare la partita di ieri sera, partita sofferta come al solito, 120 minuti addirittura, cioè per iniziare l'anno 120 minuti sofferti del nostro caro Milan, che ieri ha passato il turno in Coppa Italia contro la Sampdoria, come io la chiamavo da piccolo, la Sampdoria, con il non farò spesso in questo video cutrone, che pensavo che fosse ancora a Dubai con la modella per fare, a fare i safari e i cammelli e quelle super figate che fanno solo i calciatori. Invece, devo dire la verità, è entrato molto molto positivamente, anche se il cambio che è stato fatto da Gattuso con, aspetta perché, sì, Castiglieco, non mi aveva proprio reso felice, nel senso che ho detto, sto qua vuole fare, aumentare la fase offensiva, però se ci mettiamo un 4-4-2 si appiattisce tutto, perché magari un Castiglieco aveva il guizzo, e invece dopo un po' di minuti di disastri, perché sembravamo schiacciati, era appunto nei tempi supplementari, perché sappiamo poi c'era anche il quarto cambio volendo, perché da quest'anno c'è anche la novità del quarto cambio. Devo dire che mi ha sorpreso Hakan positivamente, e che io avrei cambiato Hakan, però è stato un crescendo, quindi bene, anche perché ha fatto l'assist per e sembra un coso, non so cosa sembra, però un bellissimo assist per il secondo gol di Cutrone, che devo dire è stato molto freddo, molto molto freddo, ad aspettare il fatto che il portiere fosse appunto uscito e a piazzarla di prima sull'angolino. Adesso non ci casiamo troppo, però partita che ricordavo molto decisiva. Milan ha giocato molto male il primo tempo, un po' impacciato, anche in difesa, cioè Gattuso parla di una difesa nella sua intervista post partita che gli è piaciuta. Secondo me non siamo andati proprio benissimo con il reparto arretrato. Sì, c'è stata buona prova comunque dei centrali, però ci sono state delle sbavature in alcuni momenti, di soliti corridoi che se li lasciamo mercoledì dubito che la palla venga parata, nel senso che se gli lasciamo un corridoio così a CR7 o quant'altro sarà veramente molto molto dura. Per fortuna c'è stato Reina, un grandissimo Reina, un bell'otto quasi, posso dire la verità, ci ha salvato veramente da alcuni gol incredibili. Mi ricordo un tiro di Ekdal sull'incrocio dei pali che l'ha tirato via, qualche parata di istinto molto bella, quindi per quello difesa ha funzionato abbastanza bene, scusate, sono pure reduce dall'influenzona, e ha funzionato abbastanza bene i terzini. Io avrei messo Conti dall'inizio, però anche la scelta di Conti a partita in corso, con la sua freschezza, con i suoi cross fantastici, è stata da me assolutamente apprezzata. Infatti il cross è un cross come si deve, noi cross quelli sul primo palo o i calci d'angolo tipo di merda buttati là con il difensore che rinvia, molto fiappi, cross bello largo per puntuale Kutrovic, che mi ha fatto doppietta. E sono veramente soddisfatto. Però anche lì, in quell'azione là, ti viene da dire, ma Gonzalo Higuaín dov'era? Che poi, se abbiamo Gonzalo, è stato
cambiato, mi pare, sì, è stato cambiato Gonzalo dopo, sì, per l'ultimo cambio, appunto, finale. E non ha fatto vedere granché, nel senso che, insomma, uno mi entra, fa due gol, lui ha giocato anche titolare, ma tanti movimenti, ma poco servizio. Si è visto che avendo qualche giocatore in più fresco e comunque abbiamo qualche alternativa, soprattutto in fase difensiva, e speriamo di recuperare qualcosa a centrocampo per poter essere molto più flessibile. Juve ha quattro squadre, dubito che insomma mercoledì ci sia tanto da discutere. Ma oh, partita secca, noi ce l'andremo a giocare. Abbiamo fatto 120 minuti, la Juve ha fatto 90 minuti sciolti contro il Bologna giocando con la quarta squadra, ma poi non so perché ha messo Cristiano Ronaldo l'ultimo quarto d'ora, ma quello da capire, con partita già chiusa, messa in cassaforte. Vabbè. Noi però abbiamo fatto una bellissima partita, nel senso bellissima. Abbiamo concluso, senza, non avendo giocato anche bene, abbiamo portato a casa il risultato, fatti i gol. Spacchettato, quarti di finale, e ovviamente contro chi andiamo? Contro l'incerta tra Napoli e Sassuolo, quindi non è che è un corso facile, però devi arrivare in finale, devi beccarti anche le più forti, chiaramente. Ma comunque, parliamo velocemente di Paquetà, che è stato appunto ha debuttato ieri. Non posso dare una sufficienza molto piena, ma ha fatto vedere comunque grande forza di volontà. È venuto a prendersi tanti palloni, non ho capito bene la sua posizione in campo perché ha giocato sia più avanti sia più indietro, però è sempre rimasto lì, magari tipo alla Jack, no? Quindi a centrocampo, sulla sinistra. Però ha fatto anche un tiro molto interessante, quasi è andato dentro, però alla fine insomma è stato poi anche sostituito, poi è stato anche appunto sostituito da Borini. Però la sua prova, dai, insomma, per essere la prima, non male. Grande carattere. E quindi bene, quarti di finale, mercoledì a Jeddah la Supercoppa, speriamo che ci sia ancora una volta un in grandi condizioni. E poi si riprende col campionato a lunedì prossimo, di nuovo a Marassi contro il Genoa, che poi dopo ritorneremo di nuovo a Genova. Per trovare di nuovo la Sampdoria nel ritorno, perché giochiamo di nuovo a Genova. Quindi andremo sempre a Genova. E quindi altre due partite toste, mi raccomando, dobbiamo farcela. Mercoledì non dico che dobbiamo vincere, però cerchiamo di, quando ci sono le finali, noi ci siamo. A parte la nostra Coppa Italia, ha preso 4 pere nel secondo tempo, ma lasciamo stare. Però è una finale, è una partita secca, quindi mi raccomando, concentrati, lavoriamoci bene e non è impossibile, ok? Anche se è una squadra molto molto forte. Detto questo, vi ringrazio. Bello rivedervi, ci rivedremo presto per il post partita della Supercoppa Italiana a Jeddah, Milan-Juve, alle 18:30 mercoledì sulla Rai. E dico tutto. Cioè, il servizio che ha fatto ieri la Rai, e concludo, veramente penoso. Adesso mi dispiace dirlo, ma l'unico canale che non si vede è una pippa, ok? Segnale disturbato sull'HD, poi non so gli altri se voi avete avuto problemi, ma che cacchio, io devo vedere una partita, si vedeva nero, disturbato, noiosa la telecronaca, cioè ragazzi, e poi non so com'è in Supercoppa, cioè, vabbè, lasciamo stare. Comunque, grazie a tutti, ci vediamo appunto giovedì e buona giornata dal vostro milanista Veneto. A voi tutti una buona domenica e ricordatevi sempre di urlare cu 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 cutrone. Ciao ragazzi, ciao.